Mi stavo preparando per presentare il mio progetto alla fiera di scienze della scuola. Immaginavo che sarebbe stato un successo. Vi propongo un dispositivo di raccolta della plastica. Basta inserire una bottiglia vuota in questo scomparto e il dispositivo la schiaccerà. In cambio dei vostri sforzi otterrete un lecca-lecca. Una volta al mese tutta la plastica verrà spedita alla piattaforma ecologica per essere riciclata. Voilà! Tuttavia, quando la giuria si è avvicinata a me, sono arrossita e sono quasi svenuta. Questo è un dispositivo... Ho iniziato a tremare e a balbettare, come accadeva ogni volta che mi sentivo nervosa. La giuria e il preside si stavano annoiando. Ciao, io sono Chelsea e vivo a Londra. Ero una ragazza tranquilla e timida e avevo l'ansia da palcoscenico. Spoiler! Ormai tutto ciò fa parte del passato. Se vi piace la mia storia, cliccate like e iscrivetevi al canale. Non sono riuscita a riprendermi e la giuria è passata allo stand successivo. Richard Dippet stava presentando il suo progetto di scienze. Un tiragraffi a forma di mano. Seriamente. Ottimo lavoro. A quanto pare abbiamo un vincitore. Wow, ci ho messo un'ora per crearlo. Ne è valsa la pena. Un'ora? Io avevo lavorato al mio progetto per un mese intero. Richard non doveva mai affrontare alcun problema. Era il capitano della squadra di rugby. Dopo che aveva vinto delle gare, la sua notorietà era aumentata. Per questo motivo, il preside e gli insegnanti erano molto comprensivi con lui. Evviva! Richie, sei il migliore! Non preoccuparti, cucciola. Vincerai la prossima volta. Papà, ti ho detto di non chiamarmi così. Non sono più una bambina. Mi dispiace, la smetto. Comunque, perché la scuola è piena di manifesti con la faccia di Richard Dippet? Dopo le vacanze verrà eletto il rappresentante degli studenti. Richard si è candidato. Beh, anche tu potresti candidarti. Sarebbe stato bello ottenere il rispetto di tutti. Ma quella giungla aveva già un re. Il giorno seguente ho notato che i miei compagni si erano riuniti entusiasti intorno a Richard e gli stavano chiedendo di poter partecipare alla sua festa. Provate a indovinare chi aveva invitato. Anche io voglio venire. Sì, come no. Ho invitato solo i miei amici. Bingo. Aveva invitato solo gli studenti più popolari. Ero sicura di non essere stata invitata. Ma poi... Ciao, Chelsea. Ciao. Mi dispiace che la tua invenzione non abbia vinto. Secondo me ti meritavi il primo posto. Vieni alla festa, sarà divertente. Ero così confusa che non sono riuscita a spiccicare una parola. Wow, avevano acceso il riscaldamento o mi era venuta la febbre? A casa mi sono preparata con Taylor Swift a tutto volume. Ora che cosa dovrei mettere? Ottima scelta! Mentre andavo alla festa mi sembrava di volare. Gli amici di Richie e la squadra di rugby si stavano divertendo in piscina. Tuttavia, per qualche strano motivo, mi hanno accompagnata in un'altra stanza. Lì ho visto dei ragazzi intelligenti e a dir poco sfigati. Stavano scrivendo qualcosa su alcuni quaderni. Richie, che cosa significa? Chelsea, sei una ragazza intelligente. Ho invitato i ragazzi come te e ho chiesto loro di farci compiti. Non lo sapevi? Chelsea, scegli. Letteratura o chimica? Non è bello poter stare con Richie e studiare allo stesso tempo. La cosa peggiore è che tutti sembravano entusiasti di quella situazione. Mi sono sentita un idiota. Era ovvio che Richard non avrebbe mai calcolato una ragazza noiosa come me. Se avessi avuto più coraggio l'avrei rimesso al suo posto. Invece sono arrossita di nuovo e sono tornata a casa di corsa, in lacrime. Dopo quell'episodio non volevo tornare a scuola. Per fortuna il giorno dopo sono iniziate le vacanze autunnali. Taylor Swift era l'unica cosa che riusciva a risollevarmi il morale. I know you were trouble when you walked in. Stavo cercando il profilo Instagram della mia cantante preferita. Quando ho visto una pubblicità, Taylor stava parlando di un campo di formazione di leadership. Ciao, bellezze. Basta una settimana al campo di formazione. Vi trasformerete nella versione migliore di voi stesse. Sbrigatevi, i posti sono quasi esauriti. Wow, era proprio ciò di cui avevo bisogno. Mi sono precipitata da papà. Ti prego, per le vacanze voglio andare al campo. Oh, cucciola, è troppo costoso. Fa niente, ho capito. Ma troverò un modo. Grazie, sei il migliore! Alla fine sono riuscita ad andare al campo. Wow. Era troppo bello lì! E c'erano tantissimi ragazzi interessanti. Tuttavia ero troppo timida per presentarmi. Sei nuova, vero? Io sono Oliver, piacere. E io sono Chelsea.
Anche io ero timido come te, ma questo posto mi ha aiutato a guadagnare fiducia in me stesso. Ora lavoro qui e aiuto gli altri a fare lo stesso. Oliver mi ha fatta fare un tour del campo e mi ha presentata agli altri ragazzi. Dopodiché sono iniziati gli impegni. Tutti i giorni c'erano workshop, lezioni e masterclass. Ho studiato retorica, ho imparato a parlare in pubblico e mi sono confrontata con delle persone davvero interessanti. Ho anche migliorato molto le mie capacità di leadership. Ora che hai migliorato l'aspetto comunicativo, è arrivato il momento di lavorare sulla tua immagine. Mi hanno portata in un salone di bellezza dentro al campo. Wow, che bello qui! Quante cose! Puoi dire addio alla vecchia Chelsea. Tra poco non ti riconoscerai più. Mi hanno tagliato i capelli e li hanno tinti. E hanno cambiato completamente il mio stile. Taylor Swift non aveva mentito. Quando sono tornata dal campo ero diversa. Ero la versione migliore di me stessa. Non credevo che il mio nuovo look facesse così scalpore. Provate a immaginare. All'inizio i miei compagni di classe non mi hanno nemmeno riconosciuta. Mi hanno fissata e credevano che fossi una nuova studentessa. Wow, chi è quella? Credo che sia nuova. È bellissima. Persino Richard ha fischiato quando mi ha vista. Wow, sei uscita da un sogno? Piacere, io sono Richard, il ragazzo più popolare della scuola. Usciamo insieme. Che modo originale per rimorchiare. È un sì? No, è un rassegnati. Quando l'insegnante ha fatto l'appello, i miei compagni hanno capito. Emma Smith? Sono qui. Chelsea Green? Presente. I miei compagni hanno sussultato e si sono voltati verso di me. La ragazza nuova è Chelsea. Oh mio Dio. Tutti hanno iniziato a sussurrare invidiosi. E io ho sorriso con aria compiaciuta. Mi sentivo una star ed era bellissimo. Ciao cucciola, com'è andata la giornata? Papà, volevo ringraziarti, il campo mi ha cambiato la vita. Comunque, come hai fatto a pagarlo? Non importa. Mi sentivo così sicura di me che ho deciso di candidarmi come rappresentante degli studenti. Fuori dai piedi, Richard Dippet. Il tuo regno è appena finito. Ti sei dimenticata che i candidati dovranno tenere un discorso durante il dibattito? Sarà troppo per te e ricomincerai a balbettare. Ben detto. Che disgraziato. Come poteva prendermi in giro per una cosa simile? Dovevo assolutamente batterlo. Ecco un assaggio del mio discorso. Quando sarò rappresentante, farò in modo che i membri della squadra di rugby con una media bassa non possano più giocare. Wow, Chelsea ha rimesso Richie al suo posto. Io voterò per lei. Sì, anche io. La folla ha applaudito in segno di approvazione. E Richard è diventato nero di rabbia. Non metterti contro di me. Che paura. È stata una giornata fantastica. Stavo per tornare a casa quando ho visto papà in corridoio. Che cosa ci fai qui? Oh, Chelsea, volevo parlare al preside. Niente che ti interessi. Papà si stava comportando in modo sospetto. Ma io avevo tantissimi compiti, quindi non ho approfondito e sono tornata a casa. Stavo cercando delle informazioni per il progetto di biologia quando ho visto una pubblicità interessante. Un ecovillaggio, il Green Valley, avrebbe organizzato una gara per la migliore invenzione. È arrivato il tuo momento, amico. La vecchia Chelsea avrebbe dubitato delle sue capacità, ma io non ho esitato e mi sono subito iscritta alla gara. La campagna elettorale per il rappresentante degli studenti stava procedendo. I due candidati più popolari sono arrivati in finale. Avete già capito di chi sto parlando, vero? Prima del voto avremmo dovuto prendere parte a un dibattito. Richard ha provato a fare il figo e faceva gli occhioni dolci alle ragazze come al solito, sperando che bastasse. Sembrava un pagliaccio. Se vinco io, ridurrò il numero delle lezioni e chiederò i muffin al cioccolato per pranzo. Chiederò anche di uscire a tutte le ragazze che voteranno per me. Io ho messo in pratica tutto ciò che avevo imparato al campo. Richard, se ridurrai il numero delle lezioni, metà scuola non supererà gli esami di fine anno. Ma a te e ai giocatori di rugby non interessa, ho indovinato. Tanto gli studenti migliori vi fanno i compiti. Gli studenti hanno fischiato a Richard. E poco dopo, l'umile Chelsea Green è diventata la rappresentante degli studenti. Sì, cavoli! Ma quello era solo l'inizio. Indovinate? Sono stata contattata dall'ecovillaggio Green Valley e mi hanno detto che adoravano il mio progetto. Mi chiamo Philip Dawson, sono il presidente di Green Valley. Vorremmo utilizzare il tuo modellino per creare un dispositivo vero e proprio. Cosa ne pensi? Oh mio Dio! Abbiamo deciso di sistemare il primo dispositivo di raccolta della plastica nella mia scuola.
Diversi rappresentanti del movimento ecologico e molti giornalisti sono venuti a vedere la presentazione. Siccome il progetto era una mia idea, mi hanno persino chiesto di rilasciare un'intervista. L'idea è venuta a questa signorina, Chelsea Green. Credo che prenderci cura del nostro pianeta sia un dovere di tutti noi. Quando l'intervista è andata in onda in TV, sono diventata famosa in tutta Londra. A scuola avevo guadagnato il rispetto di tutti. Quell'ondata di successo mi faceva girare la testa. Tuttavia, un giorno, è successa una cosa che mi ha rovinato l'umore. Sono rimasta a scuola fino a tardi, perché dovevo parlare agli insegnanti e chiedere loro di non fare più favoritismi per gli atleti. Mentre stavo tornando a casa, ho visto di nuovo papà in corridoio. Stava indossando l'uniforme da bidello e stava raccogliendo la spazzatura. Che cosa stai facendo? Chelsea, per pagarti il campo ho dovuto cercare un secondo lavoro. Ma è un incubo! Se i miei compagni lo scoprono, la mia reputazione sarà rovinata! Starò attento, cucciola, e non ti metterò in imbarazzo. Ti ho detto di non chiamarmi così! Dio, sei insopportabile! Ero troppo arrabbiata con lui. Come poteva avermi nascosto la verità in quel modo? Almeno a scuola le cose andavano bene. La mia iniziativa è stata approvata e Richard il campione e la sua squadra hanno dovuto impegnarsi come tutti gli altri. Ovviamente Richard era fuori di sé, ma non mi importava, non era un mio problema. Green Valley ha iniziato a produrre in massa i dispositivi di raccolta della plastica e li ha installati nei parchi e nelle altre scuole. Io e il signor Dawson apparivamo in TV sempre più spesso. Un giorno un mio post sull'ecologia è stato retweetato da Taylor Swift in persona. Era assurdo! Tuttavia, a causa delle mie interviste e dei doveri da rappresentante degli studenti, avevo pochissimo tempo per studiare. Chelsea, stai bene? Ieri ero sul set e non ho avuto tempo di finire la relazione. Ti aiuto io, non preoccuparti davvero. Grazie, sarebbe fantastico. Uno dei miei compagni di classe ha fatto la relazione al mio posto. Un altro si è occupato del saggio. E un altro ancora mi ha fatto degli esercizi. Era molto comodo. So che cosa state pensando, ma io ero diversa da Richard. Lui si comportava da egoista. Io invece stavo dedicando il mio tempo a cose più importanti. Infatti avevo preso molto a cuore la questione ecologica. Poco dopo le cose hanno iniziato ad andare per il verso sbagliato. I giocatori di rugby non studiavano abbastanza e non potevano giocare. La scuola è stata esclusa dal torneo cittadino e ha perso il suo prestigio. Nessuno ne era felice. I miei compagni mi lanciavano delle occhiate indispettite. Beh, sei soddisfatta, signorina, so tutto io. Chi se ne frega? Sapevo che avevo preso la decisione migliore. Io e il signor Dawson siamo stati invitati a un importante evento serale. Ero seduta nel camerino e mi stavo preparando per l'ennesimo discorso sull'ecologia, quando il produttore è entrato di colpo e mi ha dato un copione. Attieniti a questo, ok? Ho sfogliato le pagine ed ero sconvolta. Volevano che dicessi all'intero paese che i miei dispositivi erano inefficaci e che sarebbero stati rimossi definitivamente da Londra. Signor Dawson, che cosa significa? Chelsea, un'azienda di raffinazione del petrolio sta subendo delle perdite a causa dei nostri dispositivi. Hanno fatto una grossa donazione a Green Valley e ci hanno chiesto di fermare la produzione. Cosa? E lei ha accettato? Ti prego di capire, gli ecovillaggi non riescono mai a trovare degli investitori. Con quei soldi potremo fare tante cose utili. Non riuscivo a crederci. Mi ero impegnata così tanto e stava andando tutto a rotoli. Però magari il signor Dawson sapeva quello che stava facendo. Ho sospirato. Ok, lo farò. Il cameraman mi ha ripresa e le luci mi hanno accecato. Ho cercato di leggere il discorso che mi avevano dato, ma ho ricominciato improvvisamente a balbettare. Sfortunatamente il dispositivo... Quando parlavo con il cuore in mano non balbettavo. Ho capito che non potevo mentire. Sapete una cosa? Mi è stato dato un copione e mi hanno chiesto di mentire. Ma quando ho costruito il modellino per il progetto di scienze, volevo solamente che le persone producessero meno rifiuti e che capissero quanta plastica stavano utilizzando. Se l'ecovillaggio sarà messo in vendita, allora non voglio più averci niente a che fare. Ho lasciato lo studio tutta soddisfatta e sono andata a scuola. Per qualche strano motivo, i miei compagni mi lanciavano delle occhiatacce e parlottavano alle mie spalle. Guarda, è lei! Poverina, è così umiliante! Lo so! Ecco perché le interessava tanto l'ecologia! Di che cosa state parlando? Ho appena scoperto qualcosa di interessante sulla nostra rappresentante.
A quanto pare Richard aveva visto mio padre con l'uniforme da bidello e lo aveva detto a tutta la scuola. Ma certo, che bastardo! Ero arrabbiata con papà e volevo sparire nel nulla, ma poi l'ho visto. Stava raccogliendo i rifiuti nel cortile della scuola. Mi ha salutata con la mano, un po' goffo, come se si stesse scusando per avermi messa in imbarazzo. A quel punto ho capito che ero io a dovermi scusare. Papà, mi dispiace, lo hai fatto per me e io sono stata troppo egoista. Grazie, cucciola. Mi sono rimboccata le maniche e mi sono messa ad aiutarlo. I miei compagni sono usciti in cortile, ci fissavano e intanto ridacchiavano. Hai perso il rispetto degli studenti. Almeno posso dire di rispettare me stessa. È un problema se mio padre fa il bidello. Se voi ragazzi produceste meno rifiuti, avrebbe meno lavoro da fare. E poi è successa una cosa strana ma bellissima. I miei compagni si sono guardati l'un l'altro e ci hanno aiutati. Tutti tranne Richard, ovviamente. Lui ha fatto segno che eravamo impazziti ed è rientrato a scuola. Siete fuori di testa! Sono ancora la rappresentante degli studenti, ma non approfitto più della mia posizione. E mi sono scusata con i ragazzi che mi hanno fatto i compiti. Io e i miei amici abbiamo continuato a raccogliere i rifiuti, anche quando i giornalisti non ci riprendevano. Ho capito che non devo pubblicizzare ogni mia buona azione. Per quanto riguarda Richard, il nostro rapporto è ancora difficile. Ma sapete una cosa? Lui voleva ricominciare a giocare a rugby, a tal punto che ha migliorato la sua media. Dovrei fargli notare che la mia iniziativa lo ha aiutato, o devo lasciare che Richard se ne accorga da solo?